Oggi un convegno nella sede del Rettorato degli Studi dell'Università del Salento sull'equity crowdfunding, ovvero quel tipo di investimento online che consente l'acquisto di un titolo di partecipazione di una società. Chi sono gli investitori crowdfunding? Ci sono diverse categorie di investitori. I primi investitori sono le persone che sono più vicine alla persona che ha un progetto da sviluppare. Quindi potremmo dire il cerchio dei familiari, ma anche degli amici, cioè quelle persone che conoscendo l'investitore, conoscendo il promotore del progetto ne hanno fiducia e si fidano quindi a dare un loro contributo per far partire l'iniziativa. Ma dopo questo primo gruppo di investitori ne arrivano sempre altri. Sono in primo luogo coloro che hanno una sorta di affetto verso il progetto, non verso la persona. A seconda dei tipi di progetti ci possono essere degli appassionati, delle persone che hanno un interesse emozionale nei confronti delle start-up e che quindi investono perché oltre a vedere una buona opportunità desiderano sostenere l'investimento. La terza categoria, che poi diventa però quella prevalente nei progetti di successo, è rappresentata dagli investitori. Tutti noi infatti possiamo col crowdfunding, con l'equity crowdfunding, avere la possibilità di investire anche se una piccolissima parte del nostro patrimonio, dei nostri risparmi, in dei progetti di innovazione. Questi progetti di innovazione sono quei progetti che, anche se con un rischio di insuccesso un po' più elevato, quando trovano invece successo possono garantire quote di profitto e di guadagno particolarmente elevate. Le recenti esempi di Facebook che compra startup a valori veramente stellari dimostrano come si può sognare. L'investimento deve avvenire attraverso l'adesione all'offerta di sottoscrizione di queste quote, adesione che può avvenire appunto attraverso il portale, la piattaforma dove le diverse iniziative imprenditoriali vengono presentate. Basta andare sul sito di una piattaforma di equity crowdfunding, digitare il sito, appunto il nome della piattaforma, entrare poi dentro al sito e vedere i diversi progetti che sono alla ricerca di finanziamenti. E poi si può sceglierne uno, due, tre, oppure soltanto guardare, anche vedere quali altre persone si stanno interessando a quei progetti e quindi scambiare opinioni con altri possibili investitori, insomma nella logica delle social community che sono dei fattori più importanti per prendere oggi decisioni. Nel nostro territorio in quali settori conviene, diciamo così, investire? Mi sembra che le iniziative di startup più interessanti siano proprio quelle legate ai servizi alle persone, ai servizi al turismo, ai servizi alla cultura. E qua veramente anche piccolissime idee, come per esempio organizzare, non so, un party serale in spiaggia e rendere questo fenomeno duraturo d'estate, sull'esempio di quello che succede magari anche in altre località turistiche del mondo, è un modo per fare una startup innovativa e per riuscire a inventarsi un lavoro che generi reddito e crei ancora più valore per le bellezze di un territorio straordinario come questo Salento, il vostro Salento.